Ieri un Napoli in recupero, decisivi rincalzi, forse è ora di far rifiatare i titolari. Secondo me sì, bisogna far rifiatare i titolari, perché si vedono in alcuni momenti che sono stanchi, però i nostri titolari pure sono una bella squadra. Il gol di Diawara, ecco, che cosa ne pensa? Diawara è bellissimo, Insigne ha tentato vari modi, ma Diawara ne ha fatto uno, gli ha ingarrato, ha fatto un bellissimo gol. E alla fine 92esimo, vai alla loro salute. Napoli che ieri ha ricordato un po' quello di Mazzarri che all'ultimo ribaltava le partite. Sì, un po' ha ricordato, però Diawara è stato in mezzo, un gol fantastico. Ieri abbiamo sofferto come sempre, io venendo dalla Svizzera, di foto dal Napoli dal 85, abbiamo visto una bella partita e speriamo che continui così. Ci vogliono i rincalzi perché ormai il Napoli sta a terra fisicamente, con l'avvento dei primi caldi ci vuole un po' di ricambio. Infatti Milik è entrato, ha segnato, e anche il gol di Diawara 92esimo che ha fatto vedere al nostro Insigne come si tira a giro finalmente. Fischi non li meritava, però se i tifosi si possono permettere questo è altro, perché loro pagano e vogliono vedere sempre lo spettacolo al 100%. Purtroppo è capitato a Insigne. Beh, quest'anno diciamo che il Napoli ha avuto un po' di sfortuna anche con gli infortuni, cioè con le rotazioni, però ha una rosa secondo me che non sempre è stata sfruttata a dovere, ma mai mi permetterei di giudicare l'operato di Sarri, perché quest'anno veramente ci ha fatto vedere un grande gioco, una grande squadra, quindi più che altro l'augurio è che l'anno prossimo si possa pensare di accrescere il parco giocatori, di essere più competitivi e poter fare quello che non è stato fatto quest'anno. A parte è stato inaspettato perché non, cioè c'era quella speranza, però vabbè, sulla risoluzione poi quando abbiamo visto che ha segnato quel gol, specialmente secondo Diawara, è stata una cosa unica, un'esplosione. Infatti Napoli un boato c'è stato. Potrebbe dire ancora la sua perché ci sono ancora tante partite da disputare e credo che la Juve abbia ancora un campionato diverso da quello da Napoli, dove dovrà incontrare Napoli, Inter e Roma, che non sono facili, e tra queste metterei anche una squadra di bassa classifica che pur di vincere e pur di salvarsi farà la sua partita. Io credo una rimonta, ci credo veramente, seriamente. Ieri ho visto un po' di fortuna che non manca.